Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento del giovedì con la riunione di redazione in diretta streaming del fattoquotidiano.it. Come sempre l'appuntamento nell'interazione con la redazione, nelle idee, negli spunti, nei commenti è riservato alla comunità sempre più ampia, per fortuna, di sostenitori e abbonati del Fatto Quotidiano e fattoquotidiano.it. Allora, partiamo dalla notizia che sostanzialmente campeggia molto spesso nelle ultime settimane sulla nostra homepage, e possiamo dire solo sulla nostra homepage, perché sembra che l'allarme scatti solo in noi, tra le testate più importanti del paese. A noi sembra un allarme molto rilevante, che è quello dell'ipotesi di guerra in Europa. Abbiamo assistito a un'escalation verbale, diciamo così, di cui parleremo anche meglio a livello di analisi, insomma, nelle ultime settimane. Si è partiti da Macron, si è parlato di schieramento di truppe, siamo passati da Charles Michel, che ha detto che per fare la pace occorre fare la guerra, e siamo arrivati oggi a una bozza del Consiglio europeo che è in corso ora e che proseguirà fino a domani. All'interno di questa bozza c'è un ulteriore salto, un ulteriore passaggio, perché in una logica ovviamente difensiva, e mi viene da aggiungere ci mancherebbe, però si dice che è necessaria una preparazione militare e civile rafforzata, cioè non farci trovare impreparati e quindi in qualche modo predisporre dei piani, predisporre delle strategie che coinvolgano tutta la popolazione in caso di guerra in Europa. Ne abbiamo parlato, ve lo ricorderete, settimana scorsa anche con il nostro direttore Peter Gomez. È davvero una narrazione alla quale la nostra generazione, nemmeno quella precedente, è mai stata, insomma, in qualche modo preparata o toccata. La riflessione che viene da fare è, visto che ci si prepara all'ipotesi di un conflitto nel cuore dell'Europa, la prima riflessione è: ma a evitarlo il conflitto che sta finendo in una maniera che non è quella auspicata un paio d'anni fa, per evitare questo tipo di escalation, è stato fatto tutto il possibile? Questo è un po' il primo interrogativo che viene. Ieri Giuseppe Conte in aula, insomma, molti di voi l'avranno sentito, chi non l'ha sentito, insomma, magari può ritrovare anche il video da noi, ha rimproverato a Meloni di mettersi l'elmetto e di metterlo a tutto il paese, come dire, a non ostacolare abbastanza questo tipo di narrazione, anche se va detto che il governo italiano comunque sia, almeno non ha preso la posizione, ecco, più avanzata e più guerrafondaia tra tutte quelle che vediamo in Europa. Alla vigilia siamo delle naturalmente elezioni europee, che a maggior ragione acquisiscono un'importanza davvero storica. Allora, io intanto chiamerei in causa, ma poi il dibattito lo allarghiamo con gli approfondimenti che stiamo facendo oggi, ma anche quelli che avete già letto, perché vale la pena di discuterne con voi. Vorrei partire da Daniele Fiori, che il pezzo di cui ho raccontato fino adesso l'ha scritto questa mattina e quindi ha sicuramente dei particolari da aggiungere, e poi passiamo a Gianni, che invece poi si è anche letto l'intera bozza. Sì Simone, come un po' dicevi anche tu, il primo salto di qualità purtroppo è che dalle parole dei giorni scorsi si è passato a qualcosa di scritto nero su bianco. È d'accordo che è ancora una bozza che adesso è sul tavolo di questo vertice di guerra tra i leader europei, però c'è scritto che bisogna portare avanti delle azioni per rafforzare la preparazione e la risposta alle crisi a livello dell'Unione Europea, in un approccio che tenga conto di tutti i rischi e di tutta la società. Quindi appunto l'altra grossa novità è che veniamo tirati in mezzo noi come cittadini, come civili, nell'ottica, come dicevi, di un possibile attacco militare all'Europa. Quindi non è che si prevede l'entrata in guerra dell'Europa, ma si prevede che evidentemente che a causa di un'escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina possa essere coinvolta anche direttamente l'Europa. Quindi secondo me c'è un aggravamento dei toni, sia dal punto di vista del mezzo, perché non sono più le dichiarazioni dei leader, magari anche in ottica elettorale,
o politica, ma è un testo scritto. E poi perché tra i vari scenari si prende anche in considerazione anche questo. Nel pezzo ricordavo non solo le parole dei leader, ma anche per esempio un articolo che ha fatto per noi il nostro collaboratore Jarach dalla Germania, che racconta di come i comuni tedeschi abbiano chiesto al governo di ripristinare e costruire nuovi rifugi e di dotare tutto il territorio nazionale tedesco di un sistema di allarme antiaereo. Ecco, allora il punto è di escalation stiamo parlando, verbale, ora anche diciamo documentale. Il punto è che livello reale di rischio siamo, nel senso che se dobbiamo adesso prepararci vuol dire che i campanelli d'allarme e le avvisaglie in qualche modo sono già suonate, vuol dire che c'è un rischio di qualcosa di improvviso. Ecco, l'esempio dei bunker, che in effetti fa abbastanza impressione naturalmente, è uno. Gli altri sono appunto riferiti per esempio allo schieramento di truppe, però paradossalmente fa più impressione quest'ultimo, perché sull'ipotesi appunto di truppe, detto che oggi naturalmente il Cremlino, che poi è abbastanza evidente con Peskov, ha detto truppe non ucraine all'interno dell'Ucraina a combattere con noi significa guerra mondiale, ma questo ormai, pensate, non è più nemmeno particolarmente una notizia, è abbastanza incredibile anche questo. Però ecco, intendo dire, evidentemente se arriviamo al documento scritto, quindi all'ulteriore, come dicevi tu, salto di qualità, è perché c'è qualcosa di fattuale e qualcosa che è già in corso, un rischio altissimo e improvviso che si sta correndo. Allora io proverei a sentire da Gianni, che se l'è letto tutto questo documento, ci ha già confermato che la parte diciamo più hard è quella che abbiamo isolato nel nostro titolo, ma a livello di contesto c'è qualcosa in più, cioè come è diciamo così giustificata, spiegata questa chiamata all'organizzazione di guerra? Sì, buonasera a tutti. In realtà viene inserita in maniera abbastanza, isolata, senza una contestualizzazione particolare, proprio alla fine del capitolo relativo alla sicurezza. Un capitolo che insieme a quello relativo al conflitto in Ucraina si orienta, va verso la direzione che tengono ormai da mesi, da anni le istituzioni europee, cioè quella del riarmo, una posizione che si è radicalizzata, possiamo dire così, negli ultimi mesi, da quando Ursula von der Leyen ha iniziato a dire che era necessario un sostegno senza tregua all'Ucraina, perché la pace non è più scontata. E infatti questo ultimo passaggio che citava Dani, in questo quello che per ora è una bozza, ma che credo verrà approvata almeno in quella parte così com'è, perché le cancellerie europee sembrano tutte essere d'accordo a questo punto di vista, non è altro che il primo passo concreto di messaggi che le istituzioni europee, a partire appunto da Ursula von der Leyen, ci stanno mandando da settimane. Dopo di lei è arrivato Charles Michel e poi infine anche Josep Borrell in maniera meno marcata. Resta da capire, Simo, in cosa si tradurrà, perché poi quella rimarrà una dichiarazione al momento, una dichiarazione di intenti da parte dei 27 leader europei. Sicuramente sappiamo, perché appunto dal documento si capisce, che i provvedimenti concreti saranno soprattutto relativi al riarmo dei paesi europei, che appunto devono cercare di rimpinguare un po' le loro scorte dopo 2 anni di forniture all'Ucraina, e allo stesso modo uno sviluppo tecnologico e militare per continuare a fornire all'Ucraina munizionamenti, armamenti per potersi difendere dall'attacco russo. Per quanto riguarda invece una eventuale difesa dei paesi europei da un attacco della federazione, rimangono quelle due righe citate da Daniele per il momento, quindi non sappiamo se e come si tradurranno concretamente in qualcosa, in un atto concreto da parte dei governi.
In tutto questo diciamo che l'asse della guerra si è spostato totalmente sulla diplomazia europea. Riflettevo sul fatto che in tutto il primo anno di guerra, in maniera esclusiva, e anche nel secondo, diciamo che il frontman era il presidente ucraino, no? Adesso è abbastanza, come dire, laterale, se non scomparso. Quello ucraino e quello americano, e tutte e due. Ovviamente. In questo momento, ora Zelensky ha parlato oggi o ieri, insomma in queste ore, però vediamo una minore intensità dei messaggi che arrivano da Kiev, molti meno tour internazionali da parte di Zelensky, e vediamo anche gli Stati Uniti in una fase che sembra un po' di stallo, perché mentre i 60 miliardi di aiuti a Kiev da bilancio non vengono sbloccati per appunto l'opposizione dei repubblicani al congresso, dall'altra sappiamo bene che anche negli Stati Uniti a novembre si vota, e lo sa bene anche l'Europa, lo sanno le istituzioni europee, se dovesse esserci un cambio di casacca alla Casa Bianca con il passaggio ai repubblicani e in special modo a Donald Trump come nuovo presidente degli Stati Uniti, probabilmente l'Europa dovrà imparare a fare un po' da sola se vuole continuare a sostenere l'Ucraina, perché da Washington gli aiuti quantomeno diminuiranno, ecco. Hai fatto benissimo a ricordare naturalmente gli Stati Uniti, cioè infatti esattamente questo, il fronte da una parte Zelensky e Stati Uniti e ora Europa, però si vota anche in Europa. E allora noi adesso, tra l'altro, non lo chiamo in causa perché non so nemmeno se sia collegato proprio perché sta scrivendo questo pezzo, stiamo provando a capire a livello, prima si accennava alle imminenti elezioni europee, al tornaconto elettorale, ma davvero la narrazione di guerra ha un tornaconto elettorale? Questa è una cosa che stiamo chiedendo naturalmente agli esperti, lato italiano, però è senz'altro un tema, ecco, mi pare al momento molto diverso, diciamo, no, l'approccio statunitense rispetto alle elezioni di novembre e quello europeo, naturalmente nella guerra ce l'abbiamo in casa, è evidente, rispetto alle elezioni del prossimo giugno. Tu come la vedi? E poi passiamo a Tundo, perché prima dei commentatori dobbiamo appunto agganciarci a questo discorso. Io vedo, Simone, che c'è una sostanziale differenza fra noi e gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono entrati in questa guerra per contrastare il nemico russo, invasore, che invade uno Stato libero. Noi siamo entrati in questa guerra spiegando che se non aiutavamo l'Ucraina, saremmo stati noi in pericolo. Se dopo due anni ci ritiriamo, diciamo che la previsione, no, del pericolo imminente per i paesi dell'Unione Europea o della NATO viene meno, e quindi emergerebbe la bugia raccontata ai cittadini. Quindi sì, da un punto di vista elettorale non paga certo spingere una guerra, i sondaggi ce l'hanno raccontato in questi mesi, la maggior parte, almeno in Italia ma anche in altri paesi europei, la maggior parte dei cittadini è contrario alla guerra e vorrebbe l'avvio di un processo di pace, e anche sugli fornitori all'Ucraina il sostegno è nettamente calato rispetto ai primi mesi, dove appunto lo shock per un'invasione militare che non si vedeva da tempo aveva portato gran parte di noi anche emotivamente a sostenere l'Ucraina, però dopo due anni coloro che fino ad oggi hanno occupato le cancellerie europee dovrebbero arrivare a dire ci fermiamo, e quindi venire meno a quelle che erano le loro previsioni, no? Cioè tradire le loro previsioni. Hai detto molto bene, secondo me, quando hai utilizzato il termine ritirarsi. Forse riflettevamo su questi primi due anni, in particolare sul primo, è stato lasciato campo e scena totalmente alla NATO, che naturalmente ha portato avanti un certo tipo di discorso, mentre la caratteristica che dovrebbe contraddistinguere diciamo l'Unione Europea e i principali paesi che la compongono è appunto quella della diplomazia e del dialogo, cosa che appunto è rimasta in peggio che in secondo piano.
E adesso il rischio è quello che un eventuale stop venga bollato come una ritirata. Questo è sicuramente il concetto. Allora, Gianni, poi magari ritorniamo da te con Gaza o con gli altri temi, se non hai altro da aggiungere. Vorrei, anche per stimolare i nostri sostenitori, l'abbiamo pubblicato, se non sbaglio, ieri o l'altro ieri, però è molto utile in questo discorso, perché è vero che sentiremo i sondaggisti sul ritorno elettorale, diciamo così, della narrazione di guerra, però da un punto di vista di comunicazione politica e anche di sociologia, noi abbiamo fatto, appunto con Andrea Tundo, un'intervista che ha dato degli spunti davvero forti a Stefano Cristante, che è un docente di sociologia dei processi culturali, e sostanzialmente, ecco, poi nel titolo l'abbiamo sintetizzata con gli effetti imprevedibili di questo clima adrenalinico tra i leader europei. Qual è la cosa, Andrea, che ti ha colpito di più di questa intervista? Eccomi. Allora, diciamo un paio di passaggi. Da un lato, quello che appunto abbiamo messo sul quale abbiamo focalizzato il titolo, cioè il fatto che vero è che da un punto di vista secco, probabilmente in campagna elettorale, questo passaggio verbale da una guerra per procura a una guerra pura non pagherà, però allo stesso tempo è vero anche che, come accade spesso nelle campagne elettorali, cosa che i sociologi e i mass mediologi sono abituati, diciamo, ad analizzare per lavoro, è facile che si alzino i toni, no? E quindi quel clima adrenalinico probabilmente riconducibile anche a questo. Il professor Cristante l'ha riassunto sostanzialmente in una frase, quella del clima adrenalinico e il rischio che si passi a chi la spara più grossa, quindi diciamo a un salvinismo diffuso. E allo stesso tempo, come giustamente faceva notare il docente, esiste, diciamo, si è creato nel corso di questi due anni un vulnus nel dibattito pubblico, ovvero il fatto che l'unico linguaggio che si usa appunto è quello della guerra, e chiunque proponga parole di pace, mettiamole così, finisca per entrare all'interno di una associazione facile, cioè parli di pace, sei putiniano. E il fatto appunto che si escluda la possibilità di professarsi proprio linguisticamente pacifisti finisce per escludere totalmente una porzione di dibattito, una porzione di linguaggio dal dibattito. Questo cosa presuppone? Che, visto che prima dicevate, mi ricollego a quello, no? Il fatto di rischio che poi a un certo punto si batte in ritirata. Questo, faceva notare il professore, potrebbe, da un punto di vista dell'opinione pubblica, poi creare un problema non secondario. Cioè, se rispondiamo con parole di bugia, facciamo la guerra e poi la guerra non la fai, come democrazie di fronte a una democrazia, di fronte a una, diciamo, a diverse democrazie autoritarie che stanno arrivando e che si stanno prendendo piede nel mondo, di fronte a un'autocrazia come quella della Russia, il rischio a quel punto poi è che l'opinione pubblica reagisca dicendo: benissimo, quindi qual è la differenza tra una democrazia e un'autocrazia se anche la democrazia non usa parole di verità? E allo stesso tempo invece, come dire, attualmente il rischio probabile è anche che se l'opinione pubblica giudica come parole di verità quelle dei leader, allora l'effetto è: cavolo, allora si fa sul serio, con tutto quello che comporta di conseguenza da un punto di vista di atteggiamenti e ricadute anche sotto altri punti di vista. E, ecco, se dovessi riassumere la lunga intervista sui concetti principali che fanno maggiormente presa, sono sicuramente stati questi. E poi mi ha colpito molto un parallelo fatto da Cristante, quando, diciamo, paragonando la scomparsa del pacifismo di un altro tema gigantesco come quello, no, dell'ambientalismo, quindi il tema della crisi climatica che c'è in questo momento, come è stato decostruito in questi anni
il movimento a livello intellettuale del pacifismo, così facendo notare Cristante, sta accadendo anche con il movimento ambientalista. Qual è il messaggio che passa, visto che facciamo passi indietro sulla lotta al cambiamento climatico e passi in avanti verso la guerra? È come se ci stessero dicendo, faceva notare il docente, che è possibile in futuro che l'umanità sopravviva senza far nulla contro le guerre e contro la crisi ambientale. È un pensiero, l'ha definito lui così, osceno, nel senso che non doveva entrare in scena, è invece centrato, quindi con il quale oggi tutti dobbiamo fare i conti. Anche a me ha colpito molto il passaggio, il collegamento, diciamo, tra la guerra e la crisi ambientale. Va bene, quindi invitiamo a leggere, correlata attualmente al primo piano, abbiamo dedicato uno spazio, anche se non è appunto una notizia di giornata, ma il nostro approfondimento, perché appunto regala diversi spunti. Mi pare proprio il momento di sentire appunto commenti e proposte dei nostri sostenitori, monitorati come sempre dalla nostra collega Martina Castigliani. Sì, allora Anna Fugnoli scrive: ma secondo voi quando ci sarà una reazione da parte della società civile di fronte a questa follia di escalation? Gli italiani si rendono conto? Ed è un po' anche quello che sono tanti, insomma, che portano avanti questa opinione, diciamo Emanuele Corinti: la volontà di 700 milioni di cittadini europei non conta proprio nulla, non possiamo fare pressioni con il Papa perché cessino immediatamente le ostilità, questi burocrati europei non ci rappresentano per nulla, qualcuno glielo faccia notare. Ma io penso che però i burocrati europei sono anche poi in realtà i leader dei singoli paesi, perché poi si fa presto a dare soltanto la responsabilità ai burocrati. Rispetto al movimento pacifista c'è sicuramente stato un maggiore, come dire, movimento, più iniziative, eccetera, nella primissima fase del conflitto. Poi purtroppo, come in tutte le cose, è scattata un po' l'abitudine. Io penso che questa escalation, noi almeno rispetto alla linea che stiamo tenendo di, come dire, non assuefazione, di segnalare ripetutamente questa escalation, anche a costo appunto di essere ripetitivi e di farci sopra degli approfondimenti, quello che abbiamo appena raccontato, ma anche quello proprio con i sondaggisti, che va nella direzione che ci diceva Anna, tutto questo serve per tenere comunque una coscienza e stimolare le iniziative. Non escludo tra l'altro nemmeno che, insomma, quando ci sono queste iniziative, fino adesso il Fatto Quotidiano si è sempre schierato e le ha sempre sostenute fattivamente, quindi penso che il momento sia adesso per rispondere in estrema sintesi. Se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, anche te naturalmente, Marti, che mi dicevi una cosa interessante, no? Tu proprio stamattina monitori i giornali esteri, in particolare quelli francesi, e mi dicevi tutto sto grande dibattito, sto grande scandalo. No, è che secondo me una cosa che dimentichiamo è che il nostro è un punto di vista molto parziale. Ecco, l'Italia ha una... insomma, nell'ambito anche della politica estera, ogni Stato europeo sta vivendo questa situazione in maniera anche diversa a livello di dibattito. Noi siamo dall'inizio ci siamo distinti per avere almeno una miccia di pacifismo, di discussione e di dibattito. Ci sono secondo me c'è una peculiarità di ogni società civile, di ogni Stato. In Polonia non c'è questo tipo di dibattito, naturalmente completamente opposto, e quando tu parli con qualcuno che è in Polonia ti dicono: voi siete impazziti, dove, da che parte volete stare, volete abbandonarci? È chiaro che la prospettiva è completamente diversa, visto da qui e visto dalla Polonia in questo momento. Quindi questo... Per due ragioni, ti interrompo solo per darti questo spunto. La prima è naturalmente la vicinanza geografica al conflitto, e l'altra è anche una... abitudine, diciamo, più recente a situazioni di grosso cambiamento e di grosso conflitto. Cioè, faccio riferimento naturalmente alla fine del blocco sovietico, eccetera. Quindi è un paese molto più giovane rispetto a noi, che appunto le situazioni di conflitto, di estrema difficoltà, ce le siamo fatte raccontare, almeno parlo di quelli che stanno qui, dai nostri nonni, nemmeno dai nostri genitori. Quindi questo è vero, però pensiamo alla Francia, per dire.
Sì, è un'altra, anche lì c'è un approccio molto diverso, no? In questo momento è chiaro che le frasi di Macron sono state da tutti stigmatizzate, non da tutti, però c'è stata, comunque sono state notate, hanno dato la sua, c'è stato anche un dibattito di cui prima non vi ho parlato perché sennò le nostre riunioni esondano. Ieri la sua, diciamo, la sua fotografa ha diffuso su Instagram delle foto di Macron mentre fa box, e questa cosa ha creato un, insomma, è stato, ha avuto un effetto un po', anche immaginate sui social che cosa può essere successo, ed è stato molto associato a questa fase in cui lui si presenta come l'uomo forte dell'Europa. Macron, non ce lo ricordiamo, se lo ricorda Simone, perché fece quella notte con me elettorale da distanza. Macron è la prima volta che vince le elezioni presidenziali, viene, diciamo, fa il suo discorso di ringraziamento alla folla quella notte dalla piazza del Louvre, arrivando come davvero sembrava, io ero lì e sembrava un imperatore, Simone lo seguiva con me, era, ha un approccio molto imperialistico, se posso usare questa parola anche inappropriata magari su alcuni, diciamo, per il momento, però è quello, ecco, ha un approccio diverso di essere lui che si presenta come l'uomo forte che in questo momento ha una soluzione, che vuole contrastare Putin anche muscolarmente, diciamo veramente l'opposto da quello che hanno detto in maniera becera, oltre che, diciamo, squallida, alcuni parlamentari in una sede così importante e sacra come il Parlamento, definendolo il femmineo Macron, ecco, è l'opposto in realtà, e quindi questa, lui vuole dare questa immagine, e c'è una parte dell'opinione pubblica francese che comunque si riconosce anche in questo ruolo, che l'Europa non può, l'Europa, la Francia non può certo cedere il passo a, in nome della pace va bene, però insomma cedere anche a livello di immagine, no? Mostrarsi deboli e quindi accettare che possa vincere su un altro solo perché è più potente, quindi si deve cedere e accettare una pace al compromesso, ecco, al ribasso. Questa è un po' l'idea, no? Che c'è comunque, quella secondo me rimane molto forte ed è una cosa che noi italiani non l'abbiamo così, non è una cosa che sentiamo, abbiamo... la storia del Novecento. Certo. E questo loro comunque, anche se c'è Macron in consensi, grosse difficoltà, per carità, quindi, però c'è uno spirito francese questo. Quindi io la cosa che secondo me e complica ancora di più la situazione, no, di un'Europa, e questo è il grande, non so che cosa ne pensate, però l'altro grande tema è di un'Europa che si è trovata con la guerra in casa e che si trova a doversi fare anche delle domande su che cos'è, cioè se l'Europa, ma noi siamo uniti, vogliamo quello che dicevamo anche oggi con Gianni, cioè l'idea è qual è, quella di creare un esercito comune, oppure quindi di avere una difesa comune, oppure l'idea che ognuno fa per i fatti suoi, perché abbiamo delle grosse differenze, ma abbiamo, siamo anche, viene richiesta una risposta compatta e unitaria. Forse l'Europa non ha ancora ben capito gli stati, noi abbiamo ancora capito dove, che cosa vuole fare da grande. E questo è il grande inghippo, no? Che viene fuori sempre. In questo momento non c'è, secondo me, una, anche qui la reazione o per la pace o per la difesa, dovrebbe essere una risposta unitaria da parte dell'Europa, ma no, c'è molta confusione in questo momento, soprattutto perché andiamo verso le elezioni. Un altro dei temi che è emerso in questi giorni è che tutto è molto legato anche a una campagna elettorale che sta iniziando, che c'è, anche se non la vediamo, è in corso. Quindi questa avrà degli effetti anche sui discorsi, sulle cose che dicono, sulle minacce, le paure che vengono sbandierate. Ecco, uno sforzo che noi dovremmo fare, e cambio leggermente argomento da questo punto di vista, ne abbiamo già parlato un po' con Gianni, ma anche tu, Martina, che appunto stai portando avanti un progetto di cui non so se vogliamo parlare già oggi o se ne parleremo la prossima settimana. Dobbiamo cercare di far capire quali sono i temi importanti per cui si vota in Europa, cioè si vota sull'Unione Europea, su che Unione Europea vogliamo prossimamente. Non bisogna, anche se è così ed è abbastanza fisiologico pure che sia così, ma andare a votare come se fossero le elezioni amministrative o le politiche, per semplicemente per la bandierina del proprio partito, per la simpatia esclusiva del proprio candidato. Mai penso, almeno da che voto io, poi non so, anche nel vostro caso, però al momento sono il più anziano, direi. Mai è stata così importante, diciamo,
la riflessione su che cosa, su che idea di Europa stiamo andando a, a, come dire, a scegliere o a orientare. Quindi, quindi sicuramente il lavoro che faremo bene da aprile, con Gianni l'abbiamo già accennato, però insomma coinvolgerà anche un po' tutta la redazione, sarà proprio tirare fuori i temi su cui poi conta quello che decide l'Europa. Ecco, e non sono soltanto quelli legati alla guerra, per tenere un tema super generico, perché il discorso, dicevo, non lo facciamo adesso, però tutto ciò che riguarda l'ambiente e la sostenibilità dipende moltissimo dall'Europa, e anche di questo dovremo spiegare, insomma, ecco, perché poi sentiremo le solite campagne elettorali dove anche i nostri leader politici, parlo dell'Italia, non ci aiuteranno a, come dire, a tenere come stella polare il tema europeo, no? Si andrà sulle promesse promessine, il referendum sul governo, insomma tutta una serie di cose che in parte ci saranno, però dobbiamo cercare di almeno tener fede al nostro patto di informazione, no? Con i lettori, questo senz'altro. Sì, volevo proprio, il tuo discorso, Simone, si collega anche proprio alle domande che fanno anche i lettori, perché Pino Leone dice: il voto all'Europa può cambiare qualcosa, l'esito potrebbe in qualche modo ostacolare questa deriva militarista, in quale gruppo potrebbero entrare 5 Stelle o Santoro, sembra che riesca a raccogliere le firme necessarie. Quindi c'è una domanda anche rivolta al voto. Roberto Belleffi è molto più pessimista, dice: l'unica cosa che può cambiare è passare dalla Ursula, da Ursula von der Leyen, ai socialisti europei, ma non ci credo molto. Cosa ne pensate? Anch'io no. Però una cosa che sicuramente dovremo fare, sarà tra le prime, è rispiegare la composizione dei gruppi nel Parlamento europeo, perché non c'è, lo abbiamo raccontato tanto in questi anni, legato alle vicende dei nostri partiti, no? Italiani, ma non c'è una sovrapposizione esatta rispetto alla come dire, alla struttura del nostro Parlamento, cioè, diciamo che singoli partiti che magari in Italia stanno su posizioni o fronti non esattamente sovrapposti confluiscono in uno stesso gruppo in Europa, oppure il contrario. Quindi insomma, ecco, questo Gianni penso che sia una cosa da tenere presente, ce l'abbiamo già presente, lo faremo senz'altro. A te sembreranno magari scontate queste cose, ma in realtà sono molto importanti per chi poi ci legge. Sì, sì, assolutamente. Cioè, è un lavoro che dovremo fare, anche se è ancora tutto in divenire, perché ci sono dei partiti importanti, ora non quelli italiani, oddio, il Movimento 5 Stelle sì, in realtà. Ci sono dei partiti importanti italiani, come il Movimento 5 Stelle, a livello europeo, faccio un esempio su tutti, quello di Viktor Orbán, che ancora non sono collocati, quindi sarà importante capire dove decideranno di andare. Un po' si intuisce, però insomma, rispondendo all'ascoltatore sui partiti che favoriscono il disarmo o comunque chiedono un processo di pace, devo dire che questa è la grande mancanza di questa Europa, forse. Noi in Italia siamo forse il paese più rappresentativo da questo punto di vista, perché abbiamo sia il Movimento 5 Stelle sia appunto movimenti minori come quello di Santoro e tutte le sigle affini, però in Europa è veramente complicato. Lui parlava dei socialisti, ecco, fra i socialisti è veramente complicato trovare un partito che in questo momento si sia esposto in maniera concreta e senza giri di parole in favore della pace. Forse solo i socialisti spagnoli un po' lo hanno fatto, per il resto pensiamo al nostro PD. Ecco. Per chiudere con l'Europa, per te Gianni, questa domanda mi è venuta in mente quando hai citato Viktor Orbán. Fino a prima di questa escalation, no? Era sostanzialmente l'unico protagonista, era l'elefante nella stanza, diciamo, del prossimo assetto elettorale europeo. Mi sembra che davvero con queste ultime evoluzioni, non dico che sia diventato, come dire, poco importante, ma sicuramente meno rispetto a quanto poteva sembrare prima, quando magari il tema era soprattutto legato all'immigrazione, piuttosto che, no, a questo tipo di valutazioni. Come la vedi? Orbán diventa l'elefante nella stanza quando
L'Europa tenta di prendere iniziative che siano più aggressive nei confronti della Russia. Sappiamo che il legame fra l'Ungheria, fra la sua Ungheria e Mosca è decennale, e che l'Ungheria aveva anche una grande dipendenza energetica dalla Russia, e quindi rompere quella catena per lui è estremamente, estremamente complicato, e questo si è visto in Consiglio europeo. I fondi, per stanziare i fondi a Kiev, è passato, diciamo, volgarmente a batter cassa, tanto che gli hanno sbloccato i suoi fondi congelati per le violazioni dello Stato di diritto nel paese. Sulle sanzioni ha sempre rallentato molto le decisioni dell'Unione Europea. Adesso in questo Consiglio europeo, vedevo anche le immagini, il clima sembra molto più disteso, anche lui, visto a colloquio con Macron e con altri leader che lo hanno sempre, insomma, con i quali si è sempre scontrato. Perché? Perché sostanzialmente si stanno un po' ripetendo le cose che sono già state decise in passato. In più c'è questa formula che citava prima Dani sulla preparazione difensiva, che però dal suo punto di vista non cambia il suo rapporto con Mosca. Però il mio timore, Simone, è che gli elefanti nella stanza diventeranno sempre di più, perché perché pensiamo alla Slovacchia di Robert Fico. Già sui fondi a Kiev si è schierata con Orbán e poi ha fatto un passo indietro. Pensiamo a quello che sta succedendo in Francia, come giustamente diceva Martina, con una Le Pen straripante. È vero che si voterà fra tanto tempo, però arriverà in Europa con una trentina di seggi e quelli peseranno. Pensiamo a tutti i gruppi e a tutti i partiti che fanno parte del gruppo di Giorgia Meloni. Non c'è solo Fratelli d'Italia, che comunque ha posizioni abbastanza allineate, atlantiste, diciamo, ma ci sono anche altri gruppi che invece hanno posizioni un po' diverse, oppure molto interventisti, allora fanno il giro opposto, no? Come i polacchi, ad esempio. Insomma, altro pezzo questo. Questi gruppi sono elefanti nella stanza. Questi gruppi erano minoritari fino ad oggi. Non lo saranno più, indipendentemente dalla maggioranza che noi vedremo, se vedremo una maggioranza Ursula, sarà una maggioranza che comunque dovrà fare i conti con Giorgia Meloni in Consiglio europeo, Viktor Orbán in Consiglio europeo, Robert Fico in Consiglio europeo, nel 2027 forse Marine Le Pen in Consiglio europeo. Insomma, le decisioni si prendono in Consiglio europeo, e quindi non potrai certamente isolarli, senza parlare della possibilità di una maggioranza a destra. A quel punto lì chi rimarrebbe veramente in minoranza sarebbero i socialisti, che conterebbero la Spagna e, vado a memoria, la Svezia, se non sbaglio. Basta. No, oddio, no, la Svezia c'è un governo di centrodestra. È un altro pezzo, ti dicevo. Falli tutti e due per stasera, per favore. Grazie. Ottimo. Perfetto, abbiamo l'apertura per... No, sto scherzando, dai. Grazie Gianni, grazie. E una coda sull'Unione Europea, ma non politica, non di guerra, perché poi, come avete visto, siamo partiti da un tema che era la guerra e siamo arrivati all'Unione Europea. Abbiamo scalettato questa riunione in una maniera incredibile. Posso solo, Simo, scusa, interromperti, perché è importante, perché sai che ci teniamo ai nostri sostenitori. No, Antonella Galletta, che è la nostra sostenitrice, è sempre presente insieme a Gianluca Pinto, li vediamo, a Roberto e tanti altri, dice che ieri tramite il blog ha inviato una lettera scritta dalle associazioni di pace e che hanno inviato al Papa. Allora, forse dopo magari la recuperiamo anche da Paola, che sicuramente l'ha vista, e la cerchiamo di valorizzarla. Cosa dici? Come no, assolutamente. Quindi volevo dire che sicuramente l'abbiamo ricevuta, e se ne occupa Paola Maola. L'ha mandata sulla... ti ha scritto l'ha mandata sulla mail dei sostenitori? Dice che l'ha mandata tramite blog, quindi immagino fosse sul blog dei sostenitori. Ah, ok. Paola, se ci stai seguendo, dacci, o Gabriele anche. Non so se sono collegati, altrimenti magari Marti puoi dare tu una, cioè girare tu a Paola. Grazie Antonella. No, dicevo, lato Unione Europea, c'è una buona notizia per quanto riguarda la possibilità di voto per chi si trova temporaneamente in un altro paese europeo. Diciamo che la notizia si accompagna però, e ce lo racconta Totò il perché, con una piccola nota amara. Salvatore Frequente. Eccoci. Allora, sì, la buona notizia, tra l'altro, però sono le ultime ore per poter chiedere di, diciamo, votare all'estero, è che appunto chi si trova in
maniera temporanea, quindi per un periodo temporaneo in un paese dell'Unione Europea, quindi gli italiani che si trovano all'estero, però appunto ricordiamo solo ed esclusivamente nei paesi dell'Unione Europea, possono fare richiesta per votare da fuori sede, da un consolato, da un'ambasciata nella città, diciamo, in cui si trovano all'estero. Per farlo però c'è, come abbiamo detto, come scriviamo nel pezzo che trovate in home, cioè ci sono dei tempi che scadono praticamente oggi, cioè entro oggi bisogna fare questa richiesta. Nell'articolo viene spiegato un po' come fare, con una mail, una PEC da indirizzare al consolato di riferimento, però destinata proprio al proprio comune, e poi si riceverà tutte le indicazioni per poter esprimere il proprio voto, che a differenza dell'Italia, dove si vota da sabato e domenica, in questo caso il voto verrà effettuato venerdì e sabato. Comunque, quello che abbiamo messo però in evidenza nell'articolo è che da una notizia che appunto è positiva, rimane invece, diciamo, una sorta di, come dire, paradosso, perché i lavoratori e gli studenti che quindi si trovano temporaneamente fuori in un paese dell'Unione Europea potranno votare, mentre i lavoratori fuori sede italiani che si trovano quindi in un'altra regione rispetto a quella di residenza non potranno votare, perché come abbiamo ricordato nelle scorse settimane è stato approvato, adesso si aspetta appunto l'approvazione definitiva alla Camera delle elezioni, dove c'è un emendamento che prevede per la prima volta il voto per gli studenti fuori sede, quindi questo è un grande obiettivo raggiunto, dove gli studenti fuori sede potranno richiedere appunto di votare nella città di domicilio, quindi dove studiano, però rimangono fuori tanti milioni di italiani che hanno ancora la residenza magari nella città di origine e non potranno votare se non recandosi direttamente nella città di residenza. Quindi è qualche notizia positiva e allo stesso tempo dei paradossi, che rimaniamo ancora fermi, e non faccio riferimento al mio conflitto di interessi sulla vicenda, perché non potrò votare neppure io, ma quello cambia poco. Però non, mi sembrava di non averti messo in turno il weekend delle elezioni. Ah sì, vabbè, diciamo, lì parte un altro problema, il caro voli. Ecco. Cioè, Sicilia, Milano, è incredibile. Abbiamo un pezzo di Patrizia De Rubertis che pubblicheremo domani mattina, anzi lo dico adesso a Diego e anche a Chiara Brusini, poi magari lo rivediamo, possiamo dargli anche un bello spazio, proprio in ottica, vabbè, in ottica Ponte di Pasqua, però caro voli, caro treni, caro tutto, in buona sostanza. Quindi va bene, grazie Totò. Tra poco ritorniamo dai nostri sostenitori, però dobbiamo fare un passaggio, e qui chiamo in causa Giovanna Trinchella, che ha seguito bene la notizia di oggi, che è una notizia che trovate attualmente in apertura, che viene da Firenze, dove nel procedimento contro Marcello Dell'Utri il GIP ha disposto un sequestro fino a quasi 11 milioni di euro a Marcello Dell'Utri e alla moglie. Questo perché non è direttamente correlato alle stragi, ma al fatto, ma qui mi correggerà Giovanna, che lui, essendo condannato per fatti di mafia, avrebbe dovuto dichiarare delle variazioni importanti di entrate, mentre delle variazioni importanti provenienti, indovinate un po' da chi, non sono state dichiarate. È corretto? Hai detto già tutto tu. Ah, però non ho detto allora, più. Vabbè, la premessa d'obbligo che è il GIP di Firenze, ma non è relativa all'inchiesta per le stragi in cui Dell'Utri è indagato, e lo era insieme a Silvio Berlusconi. Ma come hai spiegato tu, le persone che vengono condannate per mafia o per reati annessi, Marcello Dell'Utri ha una condanna in via definitiva a 7 anni per concorso in associazione mafiosa, per 10 anni devono comunicare le loro entrate fiscali, quindi una sorta di omissione di dichiarazione dei redditi in pratica. Ovviamente Marcello Dell'Utri, come noi abbiamo scritto, come il Fatto Quotidiano ha scritto tante volte, ha ricevuto prestiti infruttiferi
da Silvio Berlusconi, li ha ricevuti sua moglie, da cui ha divorziato, e secondo gli inquirenti di Firenze è stato proprio un divorzio fittizio, proprio per evitare un'eventuale confisca dei beni. Ci sono poi opere d'arte e anche compravendite di immobili e altre entrate che l'ex senatore Forza Italia e fondatore, appunto insieme a Silvio Berlusconi, non ha dichiarato. La Procura di Firenze chiede un sequestro preventivo e il GIP lo concede, in quanto ritiene che questi beni siano, una volta che è riconosciuta un'eventuale colpevolezza, siano quindi beni confiscabili e quindi diventino patrimonio dello Stato. Il Fatto Quotidiano, su questo nostro Marco Lillo era lì pronto a scrivere la notizia, quindi siamo stati tra i primi a darla in assoluto. Comunque non credo siano quantificate però ingenti le somme, diciamo, donate da Silvio Berlusconi a Marcello Dell'Utri e alla moglie, no? No, se non ricordo male, perché il pezzo, non sono l'autrice del pezzo, certo, ma no, faccio le reciti, dovrebbero essere circa 8 milioni e destinati alla signora Dell'Utri. Però il pezzo è lì in suo palco, bello, visibile, firmato Marco Lillo. Tutti i particolari anche del provvedimento li trovate lì. E diciamo che è un provvedimento particolarmente importante, perché questo dimostra anche come comunque gli inquirenti non abbiano mai, diciamo, lasciato, come dire, cadere determinate cose, accertamenti su Dell'Utri, che, cioè, coinvolto anche in altre cose, è stato coinvolto in passato sempre con Silvio Berlusconi. C'era stata anche la storia di una villa, di altri beni, senza contare che Dell'Utri è uno dei beneficiari del testamento, non so, vi ricordate, no? Insomma, ricordo l'unico, oltre alla di 30 milioni, era, sì, ha ricevuto, sì, 30 milioni di euro, quindi diciamo che non è un i soldi persi oggi magari saranno, insomma, sono già stati recuperati, ecco. Certo. Va bene, Giovanna, visto che hai la parola, non so se c'è qualche altro caso di cronaca che hai seguito oggi o qualche altra notizia sulla quale vuoi che non... No, va bene, una cosa che ti interessava era il processo per la morte di Gio Tramontano. Oggi è stata un'udienza particolarmente dolorosa dal punto di vista emotivo, perché è stata chiamata al banco dei testimoni la sorella, che ha raccontato anche di particolari, non dico inediti, ma che non erano molto noti, diciamo, oppure non erano in maniera così eclatante rispetto, diciamo, alla vita della donna che è stata uccisa, ricordiamo, al settimo mese di gravidanza dal fidanzato che aveva un'altra relazione. Una delle cose che ha raccontato, appunto, sui malesseri di Giulia, che, come sappiamo, Giulia Tramontano, come sappiamo, ed è emerso l'autopsia, quindi un dato certo scientifico, veniva avvelenata da mesi con il topicida, e quindi Chiara Tramontano ha raccontato tutto quello che le riferiva la sorella, anche il fatto che la notizia della gravidanza all'inizio era stata considerata una brutta notizia, perché lui, il bambino, non era gradito al padre. E quindi, insomma, un'udienza molto dolorosa per i familiari, che però dall'inizio del processo sono sempre stati presenti. La scorsa udienza avevano testimoniato anche le due mamme, la mamma della vittima e la mamma dell'imputato. Abbiamo un pezzo in pagina, chi è interessato al suo processo lo trova in pagina. Grazie Giovanna. Allora, prima di ritornare dai nostri sostenitori per, diciamo, l'ultimo giro di commenti e di proposte, volevo andare da Franz Baraggino. C'è Franz? Ciao. Usti, sei in controluce. Sì, vado bene così. Ma non ti vediamo, c'è sempre un pentito. Ma sai, mi potete immaginare, hai capito? Questa aura un pochettino
E così ci fai tanto, insomma, quelli, share, se no, credo, eh. La pubblicità delle caramelle è tabù. So i lettori di cattivo gusto sanno bene che faccia ho, quindi vabbè, niente, gli piace così, non vuole farci vedere, non vuole farsi vedere, pazienza, però no, dai, Franz. No, però se arrivano, se è arrivano quello che dice, quello che basta che giri di 20 gradi per lo schermo del computer, ecco, oh, già meglio, già molto bellissimo, ma guarda che bello che è, ma non volevi farci vedere. Vedere anche questo bellissimo quadro che ho staccato dalla strada tanti anni fa. Va bene, dicevamo, sembra che non sei uno dei primi utilizzatori di internet, cioè colui che ci ha insegnato le tecniche. Martina, non andare oltre, ora lo fai arrabbiare, ora lo fai arrabbiare. Cioè, si è proprio cambiato l'espressione, capito? Voleva dirmi delle brutte cose, ma ha capito che siamo live. Stai dicendo che lui è il Franz Baragino, quello di qui Milano Libera? E capisci? Ah, ho dei problemi di... Ma io mi ho ricordato più giovane quello. Ho cercato di salvarti. Ha finto di non sapere come si usa la telecamera. Cioè, ma veramente, oh. Ma perché ci hai preso? Perché bisogna trattare così i nostri lettori, ascoltatori, abbonati, gente che paga? Ma vabbè. Cari abbonati e sostenitori, andate, finita la riunione su YouTube, mettete Franz Baragino e trovate i video di qui Milano Libera. Vabbè, a proposito di Milano, Franz, no, vorrei, io non ho ancora letto il pezzo, ho visto la, ne ho parlato però con Diego, insomma. Hai fatto un lavoro sui centri per l'impiego di Milano che si svuotano, se lo puoi spiegare un po' meglio, poi lo pubblicheremo, credo, già oggi pomeriggio, giusto, Diego? E sì, anche domani c'è un appuntamento. Ah, ok, vai, sì, raccontaci un attimo in che senso. Brevemente, sì, l'appuntamento a cui si riferisce Diego è un incontro a Palazzo Marino, la sede del Comune di Milano, che verrà benedetto e introdotto dal Sindaco Sala, sui salari troppo bassi a Milano. Infatti a Milano non è notizia di oggi, si fatica a trovare personale per il trasporto pubblico, nelle scuole, negli ospedali, e il costo della vita è troppo alto rispetto agli stipendi, soprattutto nel pubblico impiego. Mentre Sala legittimamente se ne lagna, i dipendenti dei centri per l'impiego dell'area della città metropolitana di Milano, che come sappiamo è presieduta dallo stesso sindaco del capoluogo, fuggono. Tra i funzionari del centro per l'impiego assunti nel famoso potenziamento, no, nazionale dei centri per l'impiego, 3 su 4 se ne sono già andati. C'è la questione del costo della vita, però ci sono anche altre questioni. Insomma, c'è stata un'assemblea e all'unanimità i lavoratori, più di 200 lavoratori hanno votato per lo stato di agitazione, perché le condizioni dei centri per l'impiego, scusate, lo dico con rispetto parlando, insomma, sono da terzo mondo, nel senso che tra topi e scarafaggi ci sono tutti i problemi del contratto, delle indennità non riconosciute, di una totale mancanza di interlocuzione, e c'è uno scaricabarile tra la partecipata, che si chiama AFOL, il vero e proprio datore di lavoro, che è la città metropolitana di Milano, quindi possiamo dire Sala, insomma. Ecco, è paradossale, per questo lo raccontiamo, che la capitale economica d'Italia abbia dei centri per l'impiego ridotti a quel modo, con dei dipendenti che scappano a gambe levate. E quindi ovviamente tutto ricade sui servizi. Il centro per l'impiego di Milano ha code infinite tutte le mattine, la gente sta ore e ore e ore in coda e spesso viene anche rimandata a casa. Ecco, la capitale economica d'Italia ha poco di cui vantarsi, insomma, se i centri per l'impiego e i servizi al lavoro sono questi. Ma scappano, diciamo, portando poi la loro diciamo professionalità ed esperienza nel settore, magari da privati, oppure in generale adesso tra l'altro ci saranno nuovi concorsi pubblici anche regionali, e anche quelli dreneranno ulteriori risorse. Ci sono già tra i lavoratori in agitazione, ce ne sono già alcuni che hanno partecipato al concorso con cui ho parlato, quindi sono pronti ad andarsene. Quindi c'è sia una questione di cercare qualcosa di meglio, e il mercato tutto sommato ha persone preparate, perché attenzione, non parliamo solo di qualche giovane laureato, per lo più sono persone di 45-50 anni, miei coetanei,
con esperienze pregresse nella gestione del personale, in grosse aziende, aziende di selezione, quindi non è che sono degli sbarbati che non sanno dove andare. Il mercato a loro offre qualcosa, l'impiego pubblico, come abbiamo già scritto altre volte, l'ha scritto anche Chiara, l'abbiamo raccontato rispetto agli ispettori, l'impiego pubblico oggi non riesce ad essere attrattivo, ma nei centri per l'impiego della capitale economica non accade solo questo, e lo raccontiamo insomma in modo abbastanza dettagliato in questo pezzo, che io trovo eclatante, perché appunto ci siamo abbiamo raccontato la situazione dei servizi al lavoro in regioni che hanno anche altri problemi, le regioni del sud, eccetera, però ecco che questo accade a Milano dovrebbe essere un campanello d'allarme per tutta l'Italia, anche perché sulla partita dei servizi al lavoro noi ci giochiamo anche la missione, una parte della missione numero 5 del PNRR, e presto dovremo cominciare a rendicontare quello che facciamo anche nei centri per l'impiego, no? Alla Commissione europea, insomma, quindi è un grosso, grosso problema. Va bene, Franz, grazie, leggerete a breve questo pezzo, e chi non lo leggerà perché scatta il paywall, a modo molto semplice, cioè iniziare a sostenere il fattoquotidiano.it, e a quel punto potrà accedere a tutti i contenuti prodotti da questa redazione, e anche una parte dei contenuti che noi sblocchiamo insomma dal giornale di carta senza nessun problema. Naturalmente, oltre a quello, diventare sostenitori, oltre alla partecipazione a questa riunione, comporta diversi tipi di vantaggi, tutti legati alla nostra community, e il nostro giornale ha la comunità di lettori più forte in assoluto nel panorama editoriale italiano, quindi insomma entrate a farne parte. Chi ancora non lo ha fatto lo può fare anche temporaneamente, poi se si stufa, ma in genere non si stufano, rimangono, quindi provateci. A questo proposito, prima di salutarci, direi che torniamo proprio dai nostri sostenitori con Martina Castigliani per le ultime, diciamo, le battute finali. Sì, stavo ricaricando per riuscire ad avere proprio gli ultimi commenti. Allora, c'è anche Claudio Trevisan, parla molto di guerra, devo dire. Claudio Trevisan dice: in questa guerra in Ucraina vedo un'Europa ed Italia camaleontica che da un lato invia armi all'Ucraina e dall'altro continua a fare affari con la Russia. Questo è l'altro aspetto che non abbiamo toccato oggi, ma è molto presente. E Valm dice: le fabbriche delle armi hanno vinto questa guerra tra Russia e Ucraina, mentre noi europei ci tocca pagare il conto. Emanuele Corinti dice: vada, ma Macron è fortissimo, vada lui in prima linea in Ucraina a sconfiggere Putin. Certo, non manderà i figli che non ha un bullo. E, insomma, ci sono tanti commenti sulla guerra che credo preoccupi tanto i nostri lettori, e quindi, insomma... Comunque, noi... sì... Nel senso che è un tema che proprio per questo stiamo seguendo tanto, anche perché sappiamo che chi ci segue viene a leggere queste notizie. Sì, anche perché davvero, cioè, messe in una maniera chiara e costante, con l'analisi, insomma, e con pochi equivoci, possiamo fregiarci davvero anche in questo caso di essere l'unica testata, diciamo, tra le più importanti ad avere questo tipo di linee. Ci sentiamo in sintonia non solo con la nostra comunità di lettori, ma anche, crediamo, con la maggior parte dei cittadini. E a questo proposito, questi commenti, voi avete a disposizione anche un forum accessibile appunto solo ai sostenitori e agli abbonati. Potremmo farlo probabilmente, lo dico, lancio l'idea alla nostra Paola Maula, visto che arrivano tanti commenti di questo tipo, potremmo anche isolarne un po' dai vari dibattiti tra i lettori e tirarne fuori un pezzo, diciamo, nei prossimi giorni. Quindi iniziamo a farlo, e voi utilizzate maggiormente, sempre di più, diciamo appunto, il blog, il forum, tutte le forme di comunicazione che sono, diciamo, sulle nostre piattaforme e riservate a voi. Direi che proseguiamo col lavoro, salutiamo i nostri sostenitori appunto e i nostri abbonati, diamo l'appuntamento alle dirette di Peter quotidiane e con l'intera redazione a giovedì prossimo. Grazie appunto ai colleghi, e appuntamento settimana prossima.